pra onda, cavi tam mano su da lei. Muore, come ti vuoi fa? Come calda. Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, riuniti in questo luogo santo, monte, monte anche della fede, sotto lo sguardo amoroso di Maria, la madre di Gesù e madre nostra, convenuti da varie parti, non solo della diocesi, ma anche fuori della diocesi e fuori anche della Sicilia, ma resi realmente figli di Dio, iniziamo la celebrazione della Santa Messa. Per coloro che hanno fatto il pellegrinaggio a piedi da Cefalù sino al monte di Civilmanna, ecco benvenuti a lodare e ringraziare il Signore nel giorno in cui la Chiesa Santa di Dio ci invita a lodarlo, quella realtà del creato. Lungo il pellegrinaggio abbiamo riflettuto su questo grande dono che Dio Padre ha fatto all'umanità e ci ha consegnato, perché lo possiamo rispettare, questa realtà creata. E in questa realtà creata ci siamo anche noi, sua immagine e somiglianza. Se questa immagine, per la nostra mancanza, per la nostra chiusura, noi l'abbiamo deturpata con il peccato, vogliamo umilmente chiedere perdono al Signore. Angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili Egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Padre degli orfani e difensore delle vedove, e Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato, e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Alla lettera agli Ebrei. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né ad oscurità, tenebra e tempesta, né a uno squillo di tromba o a un suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù mediatore dell'alleanza nuova. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te, lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. E Maria, quasi prendendoci per mano, ci dice: senti, fate quello che egli vi dirà. E Maria ci rimanda a Gesù. La nostra vera devozione alla Vergine Maria è la devozione a Cristo Gesù. Ma perché? Perché lei ha detto tre parole molto semplici: ecce, fiat, magnifica. Tre parole semplici, la dì, ma significa: eccomi, eccomi, oh Signore, qui in questo luogo, quest'oggi, la realtà del creato, giornata dedicata al creato. Eccomi qui, oh Signore, perché tu mi hai parlato, e questa parola si fa carne nella mia vita. Un cuore attento rende saggio l'uomo, e il nostro cuore è aperto per ascoltare la sua parola, e in questa sua parola abbiamo detto: eccomi, Signore, parlaci. Ci sollecita a togliere da noi l'orgoglio e la superbia nella prima lettura, a interiorizzare che cosa? L'umiltà. Dio disprezza i superbi, dà la grazia agli umili. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, la Vergine Maria. Humus, terra. Non siamo ancora in cielo, ma siamo sulla terra. Cioè dire, siamo creature. Riconoscersi creature significa essere umili. L'orgoglioso non si riconosce che è creatura. L'orgoglioso è colui che dice sempre io e si reputa un creatore. E le cose devono essere sempre a sua dipendenza, a suo servizio. Invece no, l'umile è colui che sa accogliere l'altro diverso da te e sa dialogare con Dio, sa dialogare con la realtà creata, sa dialogare con il fratello e sa dialogare anche con te stesso, riconoscersi e accettarsi per quello che si è. Una perla preziosa oggi, nella giornata dedicata alla Beata Vergine Maria, patrona della diocesi, una perla ci viene consegnata: l'umiltà. Dove è di casa l'umiltà, fratelli miei e sorelle mie? Spesso io più di voi durante il giorno dico: secondo me, non dico mai secondo Luca, secondo Matteo, secondo Gesù Cristo, no, dico secondo io. Quante volte diciamo io, e quante volte diciamo tu? E questo anche nella relazione sponsale. Ai giovani dico: datevi la mano destra, l'ho detto a tanti di voi sposi, datevi la mano destra. Non ho detto puntatevi il dito destro. Se ci puntiamo il dito destro, questo diventa tu e diventa indice, diventa l'indice. Ma mi dimentico che tre dita sono rivolte verso di me. Quando dico colpa tua, e tre dita sono rivolte verso di me. Ecco una consegna, una bella preziosa: l'umiltà, sapere entrare, riconoscere la potenza di Dio e sa entrare nell'umiltà in punta di piedi anche nei confronti dei fratelli. Un'altra bella preziosa mi viene da che cosa? Dal brano del Vangelo. Dice Gesù, sapete, Gesù con i farisei, forse dialogavo con i farisei, avevano un punto comune, perché anche i farisei credevano nella risurrezione dei morti, ad esempio. Si è lasciato invitare e è andato a pranzo, e le cose più belle Gesù gli ha fatto durante il pranzo. Ma siccome l'avevano invitato e lui ci è andato, gli altri avevano gli occhi puntati su di lui per osservarlo e puntare il dito, perché avrebbe sbagliato qualche pratica religiosa. Anche Gesù, molto attento, non spegne lo spirito di osservazione.
E Gesù osserva e dice delle parabole, un insegnamento, ci invita alla gratuità. Si rivolge sia agli invitati, si rivolge anche a chi ha invitato. Quindi ce n'è per gli invitati, ma anche per colui che invita. Gli invitati cosa dice? Non andate a cercare i primi posti. Non c'è la logica del primeggiare, del farsi vedere, dell'apparenza. E come amiamo i primi posti? Li amiamo anche nelle nostre assemblee i primi posti. Quando viene una persona ragguardevole, se viene il Papa, tutti quanti vogliamo stare in prima linea. Celebro la domenica il mistero dell'amore di Dio e voglio vivere l'altro, perché gli ultimi saranno i primi. Quando letto in questi giorni, gli ultimi saranno i primi per uscire prima dalla Chiesa. Va bene? Qui c'è il mistero grande. Non lo faccio per apparire, no, no. Lo faccio perché sono umile e gratuitamente lui mi offre la sua parola, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Così anche colui che invita, attenzione, non invitare per un contraccambio, per avere successo, per il tuo io e con la superbia. Invita in un modo disinteressante, la ricompensa la avrai. L'ultimo versetto, versetto del brano del Vangelo che abbiamo proclamato dice: riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. La vita oltre la vita, il Signore mi ricompensa, ma ricompensa anche nei elogi, perché spesso costruiamo noi, ed è così, grazie di Dio, è il danno che si riceve. Non è impossibile fare delle, fare un servizio. E quando noi spendiamo il nostro tempo e pensiamo devo perdere del tempo, se tu offri il tempo, l'accoglienza, il telefono messo in azione positivamente, ne ricevi serenità e gioia. Due perle da questo mondo, l'umiltà e la gratuità, per intercessione di Maria, ma in modo particolare per l'unica mediazione di Cristo Gesù, Signore e Salvatore nostro, si innalza a Dio nostro Padre. Amen. Speriamo che non piove, Signore. Signore, Signore, te lo diciamo, se lo diciamo insieme, desideriamo celebrare anche sotto qualche goccia la il tuo divino mistero, Signore Gesù. Per il suo Verbo fatto carne in Maria, ad opera del suo Spirito Santo, perché accolga la nostra preghiera e esaudisca la nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore.
per la Santa Chiesa di Dio, sposa del Verbo, perché seguendo Maria suo modello, gioisca ed esulti nel Signore. Preghiamo. Per tutti i ministri nella Chiesa, perché come lei, ancella del Signore, servano con umiltà e fedeltà. Preghiamo. Per quanti governano nel mondo, perché lui che esalta gli umili e rovescia i potenti dai troni, conceda ad essi la sua misericordia e il suo timore. Preghiamo. Per i poveri e gli oppressi, perché lui che compie prodigi col suo braccio, ricolmi di bene ogni affamato. Preghiamo. Per noi, quelli radunati dal suo spirito, perché le meraviglie in lei operate ci ricordino la sua alleanza ed il suo amore. Preghiamo. Dio fedele, che hai reso la Vergine Maria immagine luminosa della Chiesa, soccorrici i tuoi servi, secondo la tua promessa, e facci partecipi della tua grazia incorruttibile, per Cristo nostro Signore. Amen. Santifica, Signore, l'offerta che ti presentiamo e compi in noi con la potenza del tuo Spirito la redenzione che si attua nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santa, oh Santa, nella
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella presa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averti ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E lo Spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per quelli che ti temono. Thank you.
Il Signore, preghiamo, o Padre, che ci hai nutrita alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Che il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria di Civilmanna, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, fratelli e sorelle. Andate in pace. E cantiamo grazie a Dio. Yeah.
Thank you.